Il Consiglio regionale ha approvato il piano triennale della cultura inserendo nella programmazione 2021-2023 anche il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto di Pesaro e la sua riconversione in spazi culturali. Un recupero che parte da lontano, dal piano di edilizia flessibile proposto dall'assessore regionale Stefano Aguzzi e condiviso dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ora si vede inserito fattivamente nel piano triennale della cultura attraverso l'emendamento presentato dal consigliere regionale pesarese Nicola Baiocchi. È un passo importantissimo l'inserimento del San Benedetto nel piano triennale della cultura, una duplice valenza, anche perché si è collegata al protocollo d'intesa stipulato tra Regione, ASUR e Comune per un progetto di riqualificazione del San Benedetto, è ancora più importante. Questo denota un cambio di passo sostanziale della nuova amministrazione, che in pochi mesi è già riuscita a stipulare il protocollo e a inserire il piano in più nel piano culturale triennale della regione. Una battaglia per intercettare fondi al recupero del San Benedetto, per la quale si era speso in prima persona anche Andrea Biancani, già dalla precedente legislatura, che lo vedeva consigliere regionale sul fronte della maggioranza. Ovviamente stiamo parlando di un recupero in chiave culturale, aprendo quindi una nuova opportunità per valorizzare il bene rispetto al percorso che l'amministrazione comunale e la regione hanno già avviato. Mi riferisco al protocollo che è stato siglato qualche settimana fa, che prevede la partecipazione del comune di Pesaro al bando sulla qualità dell'abitare. Devo dire che questa è una scelta che condivido, ma che ha bisogno sicuramente di essere integrata con ulteriori percorsi, perché ricordo che la riqualificazione di questo bene richiede un investimento di oltre 30-35 milioni di euro e quindi le risorse necessarie per recuperarlo sono veramente molto, molto ingenti. Io penso che ci siano degli spazi all'interno di questo bene, in particolar modo l'ex lavanderia, una parte dei chiostri, alcune porzioni del piano terra, la stessa chiesa presente all'interno di questo edificio, cioè spazi che hanno veramente che potrebbero avere una destinazione culturale che sarebbe veramente la trasformazione naturale di alcune porzioni dell'intero edificio. Un passo importante che va nella giusta direzione. Io ritengo che oggi con le risorse europee e statali che arriveranno occorre pensare a una strategia, come dire, integrata che pensa alla valutazione di tutta una serie di percorsi che non si ostacolano gli uni con gli altri, ma che creano ulteriori opportunità per riuscire ad arrivare all'obiettivo comune, che è quello di recuperare un bene così importante per la storia e la cultura della nostra città, ma che nel corso degli anni sempre non siamo mai riusciti a recuperare, in quanto come le risorse necessarie sono veramente molto ingenti.